una partita strepitosa, al di là del risultato, una squadra che dal primo all'ultimo minuto ha corso, ha voluto questa vittoria a tutti i costi, e ancora una volta c'è un errore dal dischetto che non ha inficiato poi la prestazione, il ritorno mentalmente in campo del giocatore. Sì, è quello che ho detto ai ragazzi, che la partita contro il Vicenza ci poteva dare spessore, no? Con importanza, però dopo la partita che abbiamo fatto ad Alessandria e dopo di questa ci dava un bello spunto di quello che possiamo diventare, di quello che potremmo essere. E oggi il ragazzo ha dato una buona risposta, sono contento sotto tutti i punti di vista, e quindi è chiaro, c'è sempre da migliorare, perché c'è sempre da migliorare, però i ragazzi hanno questa mentalità aggressiva, nello stesso tempo questa mentalità di gioco che a me piace molto. Partita meglio la Propata, invece poi quando il Padova si è impossessato della partita, delle redini del gioco, non c'è più stata partita. Sì, l'ho detto che era una squadra, tra virgolette, scorbutica, perché comunque era aggressiva, ha giocatori veloci, rapidi, e non ti dava pensiero per giocare a calcio, però noi abbiamo subito quella sfuriata, siamo stati bravi a sopportarla, e poi va bene, siamo usciti bene con il nostro palleggio, con le nostre verticalizzazioni, con le tre punte che hanno collaborato, sono trovate. Dai, un bel risultato che mi fa piacere, adesso prepariamo con tranquillità la settimana che ci porterà a Pordenone, quindi tutto bene, si lavora serenamente, si lavora con testa, col pensiero sempre di migliorarsi, quindi va bene. Pordenone che diventa insomma adesso una sorta di primo scontro, anche quello di oggi lo era, però insomma si va in casa della capolista. Sì, sì, va a casa della capolista e vediamo, andiamo a vedere di che pasta siamo fatti. Secondo me potremmo fare una bella prestazione, e quando si fanno belle prestazioni i risultati chiaramente sono di conseguenza, però è chiaro che il Pordenone è una squadra importante, è chiaro che dobbiamo avere tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili, però nello stesso tempo confido sempre nelle qualità nostre. Lei ci ha sempre creduto, ha detto credo nel lavoro che sto facendo, però insomma adesso che si vedono questi risultati immagino che andare avanti sia ancora più entusiasmante anche per voi che ci lavorate, no? Sì, sì, adesso le cose vanno per il meglio, è chiaro che ancora dobbiamo lavorare molto sull'equilibrio, no? Perché a volte siamo anche troppo, e quindi bisogna essere anche più parsimoniosi nel palleggio, nel far correre a volte gli avversari, nel recuperare le energie. E poi sicuramente con le qualità che abbiamo cercare di fare gol il più possibile, perché questa è una squadra che macina gioco e quindi si trova in condizione di tirare spesso in porta. Non ha neanche paura di tirare, si tira sempre, non si perde mai il secondo in più, anche il gol di Vasic è un po' l'emblema, no? Controllo, sì, tiro, no, Liguori riceve palla, tiro, ruba il tempo al portiere, insomma sono tutte, insomma, bella prestazione anche di Cretella, sì, di sì. Piovanello, insomma, nominiamo sempre anche De Marchi, che sì, non ha fatto gol, però ha fatto una grande partita per la squadra. Sì, sì, anche dietro, normale. Belli, Calabrese, Valentini, secondo me con una partita del genere è normale, anche quelli che sono entrati hanno dato il proprio contributo, e quindi sono contento per quello. È chiaro che dopo, con l'andare del tempo e con l'andare sempre degli allenamenti, andremo a migliorare sempre di più quelle che sono le qualità di palleggio, di tiro, di finalizzazione, no? Perché dopo, ancora adesso, oggi, cominciamo a pensarci troppo a quello che può venire, invece bisogna giocare così, con un po' di scioltezza mentale. Grazie mister. Grazie.